Oggi vediamo uno dei brani più conosciuti del repertorio chitarristico, un brano apparentemente semplice di Francisco Tarrega, Lagrima. La melodia è molto semplice. Il primo inciso viene ripetuto due volte. Ci troviamo quindi di fronte ad una struttura in cui la prima idea viene ripetuta e abbiamo una posizione sì-sì. La ripetizione del materiale uguale in musica non è possibile, per cui dobbiamo utilizzare il concetto di variante. La prima la facciamo un po' più forte. La seconda un po' meno. La direzione del primo inciso va verso la nota lunga, per cui la prima battuta risulterà in posizione di levare rispetto al battere del Fa diesis. Se volessimo utilizzare un testo per sottolineare quello che ascoltiamo, basterà mettere una sillaba per ogni nota della melodia e avremo un'idea di come suonerebbe con un testo. A titolo di esempio, la cosa più semplice da fare è utilizzare in questo caso una tronca di quattro sillabe come felicità. Felicità. Siccome stiamo parlando di lacrima, qualcosa di triste, ci aggiungiamo nel secondo inciso che se ne va. In questo modo abbiamo fraseggiato e preso lo slancio per la prima semifrase, che è felicità che se ne va. E meno. A questo punto la seconda semifrase si comporta nei confronti della prima semifrase con un rapporto sì-no, ovvero non viene più riproposto il primo materiale, ma mantenendo la struttura ritmica
dei primi incisi, viene proposto un materiale melodico diverso. Potrete aggiungere testo alla seconda semifrase secondo il vostro gusto e la vostra capacità di trovare rime e senso a questa prima frase. Nella prima parte il contrappunto adottato viaggia per decime. Ancora decime. Ottave. Moto contrario. È anche interessante notare che il contrappunto proposto da Tarrega si svolge nella prima parte di questo brano tra i soprani e i tenori e che i bassi intervengono solo ed esclusivamente per sottolineare le cadenze finali. La seconda voce presenta una sorta di accompagnamento in controtempo in cui mantiene una nota fissa, che è il Si, che viene variata solo ed esclusivamente quando la nota principale dei soprani resta ferma. Per riuscire a dare un minimo di profondità alla struttura che noi abbiamo appena analizzato, dobbiamo fare due cose. Dare un'articolazione ai soprani che non sia uguale all'articolazione dei tenori. Questo per dare la possibilità ai soprani di cantare liberamente e ai tenori di fare il contrappunto in maniera percepibile. Soprani legato, tenori staccato. Questo permette di far uscire fuori la ricchezza della tessitura contrappuntistica con un piccolo sotterfugio tecnico. Nel frattempo, per riuscire a suonare legato la linea melodica dei soprani, dovremo fare attenzione ad un problema fondamentale della mano destra, ovvero la simultaneità dei bicordi. Simultaneo. Arpeggiato, gravissimo difetto di molti chitarristi. L'arpeggio crea due problemi. Il primo problema è che la nota di canto, venendo dopo il basso, crea un effetto marcato. L'altro problema è di carattere puramente ritmico.
L'arpeggio è come dire, è una delle forme di ornamentazione e delle forme espressive che noi abbiamo. Nel momento in cui diventa una regola ritmica, perde il suo carattere di ornamentazione e di espressività, perché diventa parte della formula che abbiamo utilizzato. Quindi, se io adesso volessi rendere più espressivo il Sol diesis, potrei mettere un arpeggio. Sarebbe opportuno utilizzare gli strumenti espressivi in corrispondenza di una nota significante della frase, in questo caso ad esempio il Fa diesis. Usando un fraseggio più lungo, possiamo decidere di dare maggiore enfasi, maggiore importanza alla nota più acuta della frase, in questo caso il Mi acuto. Maggiore viene contrapposta ad una parte centrale in minore. La parte in minore ha un tipo di struttura diversa da quella che l'ha preceduta. Innanzitutto scompare il contrappunto di decime tra soprani e tenori che ha contraddistinto tutta la prima parte per lasciare il posto ad una melodia tutta ornamentata con note di passaggio e ad un contrappunto lasciato nelle note tenute sotto forma di imitazione. Questo contrappunto viene lasciato a contralti e tenori che si muovono per terze. A questo punto viene riproposto in minore ciò che prima era in maggiore con il contrappunto di decime che ci piace tanto. Subito finisce il ricordo. Qua il contrappunto di terze interviene sulla cadenza finale. Come al solito, i bassi sottolineeranno le cadenze finali e lasceranno l'aspettativa per la ripresa della prima parte. Un aspetto importante del tecnico dell'esecuzione consiste nella capacità della sinistra di preparare tutti gli spostamenti senza interruzione per quello che riguarda i soprani, e cercando di limitare il più possibile lo sguisce, il rumore della quarta corda. Consiglio, come al solito, di studiare tutto con il metronomo, di imparare a fraseggiare all'interno della pulsazione metronomica e di non scollegare mai il vostro studio tecnico
dalla vostra sensibilità, dal vostro cuore e dalla vostra capacità di essere sempre empatici ed espressivi.